c'è stata Cominciamo. Bentrovati a tutti e tutte e tutto qui a Sherbooks Winter Festival per il secondo appuntamento di sabato. Siamo in un contesto molto bello qui nel CSO Pedro e parliamo di un tema che ovviamente è anche molto affrontato all'interno di queste quattro mura intersezioni e rabbia. Qui con me sul palco abbiamo tre relatori la cui fama la precede, abbiamo Franco Palazzi, Ilaria Deccardi e Magda Gresemiriam Tesavu. E, uh, vi faccio un po' di biografia dei nostri relatori, abbiamo Franco che è dottorando in filosofia all'Università di Essex, oltre che uh, scri scrive su Jacobin e il Tascabile è autore di un libro che è stato prodotto da Ombre Corte nello scorso 2019 che è Il tempo presente per una filosofia politica dell'attualità. È qui perché ha scritto recentemente un libro che è La politica della rabbia per una balistica filosofica che è stato pubblicato da Nottetempo, un'altra casa editrice indipendente. Ilaria, invece, Ilaria Leccardi è una giornalista, autrice ed è fondatrice di Capovolte Edizioni una casa editrice spiccatamente femminista, oltre che indipendente. Abbiamo invece Magda Gebremia Tesfau, che è dottoressa di ricerca in scienze sociali, docente presso Stanford Florence e presso lo Uav di Venezia. È nel direttivo di Refuge Welcome e fa parte del comitato Il razzismo è una brutta storia. È autrice del Post-Retial Italian Archive. Insieme a loro affronteremo un po' la tematica, intersezione e rabbia, partendo con una domanda che un po' rompe il ghiaccio subito. Partirei quindi da due tomi, il primo che è quello scritto da Franco Palazzi che è per la politica della rabbia, per una balistica filosofica, e il secondo che invece è stato pubblicato dalla casa editrice di cui qui abbiamo una rappresentanza che è Memorie della piantagione. Di cui Magda ha tradotto il testo. Io vi chiederei quindi di iniziare proprio a spiegare, a partire dal titolo de, di questi due saggi, per spiegarci un po' eh, il loro significato e come poi viene anche spiegato all'interno dei due libri. Lascerei quindi la parola a voi. Grazie. Eh, a tutte di essere qui e grazie nella domanda Rossella. E, mh, allora, sì, io ho tradotto con Marie Moise eh, Memorie della piantagione di Grada Chilomba, è un testo eh, in cui, insomma, eh, si tratta di episodi di razzismo quotidiano. Eh, è un testo che nasce dalla ricerca di dottorato eh, dell'autrice in eh, psicologia. quindi Uh, usualmente no? uh, attraversiamo testi di filosofia, di sociologia e più raramente proviamo ad attraversare il razzismo con gli strumenti uh, della psicanalisi che sono quelli che mette in campo Grada Chilomba e nel titolo Memorie della piantagione uh, c'è l'eco di questa cosa. L'autrice dice che mh, questo, queste parole, memorie e piantagione, eh, le sono risuonate in testa ancora prima di aver effettivamente potuto scrivere il libro, ma ancora prima di aver condotto la sua ricerca. La sua mh, tesi di fondo è che um, il razzismo sia un trauma, un trauma che eh, ha un'origine nel colonialismo. Di cui la piantagione è una delle espressioni peculiari, non l'unica, ma una delle, e, mh, che determinate relazioni di potere che hanno assunto eh, la forma eh, della piantagione si riproducono oggi ehm, attraverso una serie di eh, meccanismi che nel quotidiano fanno sì che le persone vengano razzializzate, cioè che quell'essere razza nera eh, che si dà nella piantagione si dia poi continuamente nella quotidianità delle persone. Per cui ehm, questa memoria ha una doppia accezione, cioè da un lato è ehm, il desiderio di andare all'origine di un trauma, analizzarlo per poterlo decostruire e poterne, cioè, poterne uscire e d'altro canto ha anche una forza rivendicativa perché eh, questo stesso andare all'origine eh, del trauma è... Uh, un, uh, un movimento di um, disalienazione, è un po' complesso, però uh, di riconnessione dell'attualità, dell dell'esperienza dell di oggi, delle, delle vite nere a una storia che le ha viste schiavizzate. Uh, un po' sintetica, ma spero che si sia <ride> resa l'idea. Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutti e a tutto. Grazie a Sherbooks, grazie a Rossella. Molto brevemente dico anch'io due, due parole sul titolo del libro. Poi, peraltro, se, se volete, trovate in uno, in uno degli stand qui, eh, l'idea un po' del, del testo è di far dialogare delle, delle discipline, dei saperi che di solito non vengono accostati eh, tra di loro. Quindi, innanzitutto analizzare una tematica come il sentimento della rabbia che eh, non è una tematica particolarmente diciamo usuale per chi come me viene da, da un contesto che è quello della teoria politica, e di farlo appunto con degli strumenti filosofici, che poi sono quelli della mia formazione, io nella vita faccio ricerca nell'ambito della filosofia politica, ma di farlo cercando un po' di ribaltare quello che è la prospettiva anche solita che molti testi di teoria politica hanno, cioè di farlo molto esplicitamente affermando un primato della prassi rispetto alla teoria e quindi in qualche modo partendo dalla convinzione che è un po' un guida un a tutti i miei lavori negli ultimi anni che per esserci buona teoria politica si debba partire dalla buona prassi politica e, e diciamo il viceversa non sia possibile no? se non si parte in qualche modo da una buona prassi qualunque discorso teorico sia poi necessariamente condannato a rimanere un discorso astratto no? un discorso che ci parla eh, di qualcosa di molto concreto come la politica ma eh, allo stesso livello diciamo di eh, astrazione e se vogliamo anche di inconcludenza con cui si potrebbe parlare no, di, geometria, di geometria teorica e quindi l'idea è di analizzare un sentimento impopolare un sentimento che il senso comune liberale neoliberale in questi anni ha provato in qualche modo a depotenziare sul nascere, bollandolo come necessariamente reazionario, necessariamente legato a un certo tipo di populismo, necessariamente legato a certi tipi di relazioni di dominio, e invece mostrare come già nelle prassi dei movimenti sociali, del presente, in particolare il libro ha ad esempio un capitolo su non di meno, ma anche del recente passato, e quindi penso soprattutto a movimenti antirazzisti eh, eh, negli Stati Uniti nel Novecento e non solo, è stato questo sentimento della rabbia rideclinato invece in tutta la sua valenza radicale, la sua valenza eh, liberatoria, la sua valenza appunto volta a mettere drasticamente in discussione tutta una serie di eh, assi di oppressione che poi sono quegli assi che vanno a, a formare no, la nozione di, di intersezionalità, che è già nel titolo dell'evento di oggi. E quindi per farlo, appunto, ho cercato di eh, riprodurre una serie di accostamenti, di contrasti anche forti, tra cose che sembrano forse teoriche troppo teoriche, altre pratiche troppo pratiche, fin dal sottotitolo, no? che è per una balistica filosofica. Quindi una disciplina, tra virgolette, un po' eh, polverosa come la filosofia, ma dall'altro lato ha una nobilissima tradizione di pensiero. E poi la balistica, che invece è una tecnica, è sostanzialmente fisica applicata al moto dei proiettili, e quindi qualcosa che sembra non avere quasi nessuna, nessuna dignità nella, nella sfera del sapere: proprio per dire che per parlare di rabbia eh, e fare una teoria della rabbia che sia all'altezza della migliore prassi no? eh, di movimenti che l'hanno saputa reinterpretare, ci serva un elemento tecnico, un elemento balistico, cioè rispetto alle circostanze attuali da dove parte no? la rabbia come, come se fosse una munizione e dove è diretta, quali possibilità di centrare il bersaglio, è proporzionata rispetto al bersaglio che si vuole colpire e eh, diciamo, chi è che in qualche modo la mette in moto contro, contro chi. Cosa che ci permette no, poi di distinguere sul campo tra una rabbia reazionaria, una rabbia razzista, una rabbia classista, una rabbia patriarcale e invece una rabbia che si oppone a queste, a queste strutture di oppressione. E dall'altro un elemento filosofico, un elemento teorico, cioè qualche cosa che poi a partire dalle singole istanze, dalle prassi rabbiose dei movimenti, ci permetta di eh, imparare delle lezioni eh, che poi possono essere applicate in altri contesti facendo anche lì, costruendo delle alleanze tra lotte che sono apparentemente diverse, ma che poi in realtà, come credo arriveremo anche a dire oggi, hanno, hanno molto in comune. Quindi questa è un po' la, la prospettiva che c'è dietro il titolo del libro. Bene, abbiamo un po' introdotto i due volumi molto interessanti ed è stato anche interessante intersecarvi, perché siete anche... Tre relatori anche molto eterogenei tra voi, abbiamo la rappresentazione Sida sì, è un autore, ma di una casa editrice e di una traduttrice. E quindi è anche bello intersecare i vari temi che voi avete preso con mano da diversi punti di vista, magari scrivendolo, pubblicandolo o traducendolo. E, eh, abbiamo parlato di rabbia e giocando un po' col contrario la contrapporrei anche al silenzio. Anche se anche nel silenzio si può rappresentare una rabbia nel tuo libro, soprattutto nel primo capitolo, in cui parli di questa manifestazione rabbiosa, anche un po' violenta, no? eh, che poi viene anche presa. Uh, a livello istituzionale, come una rappresentazione grottesca, facinorosa, mentre invece a livello istituzionale l'ordine pubblico ci vorrebbe tutti a rivendicare delle proprie richieste in maniera un po' religiosa, un po' catechistica, quindi tutti silenziosi come se fossero tutte marce della pace. E in un uh, trafiletto del tuo libro tu uh, contrapponi una vittima silenziosa. Cioè scrivi, la vittima è tale perché in primo luogo è costretta a tacere. Dall'altro lato invece la rabbia costituisce un'inattesa presa di parola, la dimostrazione di una soggettività propriamente politica. Mentre invece in Memoria della piantagione, parlando dei subalterni silenziosi, c'è questo interrogativo che è di Spivak. I subalterni possono davvero parlare? E si risponde... All'interrogativo con no è impossibile per i subalterni parlare perché anche se ci si provasse non sarebbe presa in considerazione da chi detiene il potere perché conf confinati in una situazione di marginalità. Ecco l'interrogativo che volevo porvi è. Possono dunque sul serio gli oppressi prendere parola? Come fanno a prendere parola? E possono davvero, attraverso l'utilizzo del linguaggio, liberarsi dalle oppressioni? Niente. No, no, ciao. Niente. Due microfoni per rispondere alla domanda dell'anno, del secolo forse. E, non so se siamo. Tutte, tutti familiari con eh, questo, questo testo di Spivak, che è un testo fondante della teoria postcoloniale in cui fondamentalmente Spivak si chiede eh, se le persone subalterne hanno accesso, hanno accesso alla parola. E, mh, questa è una domanda con la quale si sono confrontate una serie di autrici eh, e autor ehm, lungo eh, insomma, il ventennio, trentennio ormai, che, che separa. Eh, l'uscita di, di questo primo capitolo eh, di Spiva che è oggi. Eh, Grada Chilomba è una delle autrici che si è confrontate con questa, con questa domanda e secondo Chilomba insomma, dire che i subalterni e le subalterne non possono parlare è un ulteriore modo per invisibilizzare eh, e mh, depotenziare. No? C'è un fenomeno molto interessante che è quello del demansionamento all'interno no? della... Uh, del mondo del lavoro. No? In qualche modo uh, si reputano le persone razzializzate meno in grado di fare determinate cose come parlare e per parlare intendiamo il fatto di essere in grado di avere uno sguardo sulla propria uh, situazione cioè, e quindi uh, tradurre in istanza politica anche quello, quello che uh, si, si esperisce. Uh, naturalmente le subalterne e i subalterni possono, possono parlare, il problema è che non vengono ascoltati non vengono ascoltate. Eh, secondo Grada Chilomba mh, non è una, una relazione duale quella tra, mh, tra la parola eh, e, e la non parola, no? ma c'è una triangolazione che è data dalla parola, dall'ascolto e dal silenzio. Senza l'ascolto la parola non si può dare. Allora non è tanto che le subalterne non possono parlare, il fatto è che chi è in una condizione di egemonia non è in grado di... Eh, non è in grado di ascoltare, anzi che silenzia attivamente eh, le voci delle persone subalterne, no? come si fa questa cosa? Eh, semplicemente rifiutandosi di, eh, di, accogliere, eh, di accogliere una voce. Eh, rispetto... insomma, Grada Chilomba parla tantissimo eh, di, questa, di questa cosa, proprio perché eh, dovete immaginarvi che. Eh, entrare dentro spazi eh, all'interno dei quali non si è legittimate, legittimati, eh, comporta doversi continuamente confrontare con questa domanda, cioè si è eh, in grado di poter esprimere la propria voce in questo, in questo spazio, si può essere ascoltate in questo spazio. Quando non si viene ascoltati, quando si viene attivamente silenziati, si depotenziano le persone al punto che vengono preclusi degli spazi, lo spazio di enunciazione. E, per cui Chilomba parla dello stesso suo essere silenziata all'interno dell'Accademia, che è uno spazio estremamente bianco che lei attraversa come donna nera. Eh, eh, eh e che, che nel quale lei esperisce una serie di micro e non tanto micro aggressioni ehm, che hanno lo scopo di silenziare la sua voce. No? Aggressioni come, va bene questo è interessante però non è scientifico, perché il modo di approcciarsi alla costruzione del pensiero in una prospettiva decoloniale non coincide. Con il modo di produrre pensiero che da secoli e secoli, canoni eh, maschili trasmessi per via spermatica, come la filosofia ci hanno eh, imposto, eh, beh, eh, attraversare questi spazi senza insomma, con, 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 più, con in più insomma, questo, questo silenziamento attivo eh, è un, un certo lavoro. E, per, che produce molta rabbia, su cui possiamo eh, tornare, però volevo solo chiudere questo pezzettino mh, leggendovi una poesia di Audre Lorde che ehm, Chilomba riprende rispetto a questo punto e, mh, e sta giustamente alla fine di un paragrafo che si intitola La conoscenza e il metodo della neutralità, no? Una delle ragioni per cui le parole dei subalterni non sono ascoltate mentre le parole, delle per... le parole che sono possibili sono così forti è perché in qualche modo eh, la, la bianchezza, l'egemonia si pone sempre come neutrale, si pone sempre come, come assoluta e quindi che parla per tutte. Uh, mentre uh, la nerezza e la subalternità parla sempre da una posizione minoritaria e soggettiva, no? per cui non può essere universalizzata, per cui non può produrre conoscenza. No? E, um, questa poesia si situa tra questo paragrafo, La conoscenza e il mito della neutralità, e un paragrafo che si intitola Discorsi dai margini, dolore, delusione e rabbia, e, e dice... E quando parliamo abbiamo paura che le nostre parole non vengano ascoltate né accolte. Ma quando siamo in silenzio abbiamo paura lo stesso. Quindi è meglio parlare ricordandoci che non siamo mai state destinate a sopravvivere. Questo. Sì, noi non l'avevamo deciso prima, ma uh, mi sembra perfetto no, come punto di aggancio perché nel mio libro c'è un capitolo su Audre Lorde, no? e in qualche modo sull'uso che questa straordinaria poetessa, intellettuale, attivista. Eh, afroamericana ha saputo fare della rabbia, no? non soltanto appunto nella sua pratica politica, ma anche mh, facendone un'ispirazione per, per la sua creazione poetica. La questione del linguaggio, la questione di chi può parlare politicamente e venire mh, compreso o compresa, eh, è forse una delle questioni politiche no? eh, fondamentali da sempre. Aristotele nella politica distingue tra il discorso e il rumore, il logos e la fonè. Il discorso è quello del cittadino, che quindi è maschio, che quindi è cittadino per diritto di nascita, per tutta una serie di privilegi anche economici. La fonè è quella dello schiavo. Lo schiavo non è in grado di articolare un, uh, un discorso, la parola logos peraltro in greco significa discorso ma significa anche ragione, quindi come dire essere fuori dal logos significa essere automaticamente al di fuori della sfera della discussione razionale, può soltanto produrre dei suoni, può, può fare rumore, può gridare, può provare piacere e dolore, ma non può articolare come dire, la propria posizione politica uh, in, termini, in termini logici, dice, dice Aristotele. Eh, e quindi anche quando si ribella in qualche modo lo fa mh, in un, ad un livello che il pensiero politico nella sua appunto tradizione plurimillenaria non riconosce come pari a quello oh, dell'oppressore in qualche modo no? mh, eh, un pensatore come Jacques Rancière diciamo in tempi recenti ha mh, proprio rimesso al centro se vogliamo proprio questa questione del discorso, no? chi, non soltanto chi parla ma si diceva prima quale discorso viene riconosciuto come tale ed è possibile che venga compreso in qualche misura. No? E il confine tra il discorso e il rumore, tra ciò che viene ritenuto degno di cittadinanza politica di essere discusso e ciò che invece non lo è, è proprio quella, quel confine che ha a che fare con la distinzione, che ad esempio Ransir fa, tra la politica e la polizia. La polizia, molto prima che è un'istituzione da abolire, è proprio quell'attività che sorveglia, metaforicamente ma non solo, il confine tra ciò che si può dire come discorso e ciò che non si può dire, ciò che non può essere esperito in qualche modo in quanto tale. No? Eh, e quindi la riflessione di un'autrice anche come, come Spivak, no? su cui Chilomba riflette e che critica anche giustamente, no? in qualche modo incalzandola. È una riflessione che si pone all'interno di, di una tradizione eh, che è appunto la tradizione anche del, del pensiero filosofico con tutti i pregiudizi che si porta dietro Spivak, che in quel testo, è importante ricordarlo, critica in modo molto forte eh, Michel Foucault e Gilles Deleuze, due pensatori diciamo certamente non reazionari o perlomeno di cui si possono fare degli usi e delle riappropriazioni anche molto radicali. Perché con una certa sportività in una, diciamo, di un dialogo di pochi anni prima avevano detto no vabbè ma noi da persone come dire per bene consapevoli in qualche modo delle oppressioni, delle strutture di oppressione che ci sono non parliamo no? a nome di coloro che le subiscono, coloro che le vivono sulla propria pelle e lasciamo che queste persone si esprimano no? per conto loro come se effettivamente la loro posizione, in qualche modo, all'interno della sfera pubblica, all'interno del dibattito, potesse essere parificata no, con la posizione di qualcuno, una soggettività magari razzializzata, una soggettività... Eh, eh, non eh, maschile, no? una soggettività eh, che si pone al di fuori ad esempio il discorso accademico, come se appunto quella soggettività avesse la stessa capacità eh, non tanto di appunto, formulare un discorso, ma poi di vederselo riconoscere, riconoscere come tale. E quindi quando Spivak dice no? in qualche modo eh, il subalterno, la subalterna non può eh, parlare, eh, mi verrebbe da dire, sta in realtà dicendo, eh, non tanto che non può come dire, provare a formulare la propria rivendicazione, la propria posizione politica, tutt'altro, no? Spivak non è certamente una pensatrice conservatrice reazionaria, quanto che se noi non facciamo un ribaltamento molto radicale anche del nostro uso del linguaggio, Spivak è colei che traduce in inglese Jacques Derrida, no? nella grammatologia di Derrida, beh, allora noi non possiamo capire il discorso subalterno, no? non è tanto che non può essere enunciato ovviamente, ma quel discorso non verrà compreso, verrà derubricato, lo si riterrà sempre in qualche modo condannato a venire tradotto da qualcuno, maschile voluto, di più autorevole in qualche maniera. E quindi come si fa no? a scardinare questa, questa struttura, questa unpass in qualche modo? La rabbia è un sentimento che nella lezione di, ad esempio, una grande intellettuale e attivista come Audre Lorde è l'innesco per tentare di uscire da questa impasse, Che è un unpass teorica rilevante perché è ancora prima e molto più fortemente un unpass pratica. No? Eh, come si può anche non condannare chi denuncia una certa condizione di oppressione, una certa condizione di ingiustizia e di sfruttamento? all'incomprensione e alla solitudine. Eh, Jill Stauffer in un libro recente molto bello parla di una solitudine etica, la solitudine di chi appunto denuncia anche una memoria traumatica dell'oppressione ma poi non viene compresa, non viene compreso perché il suo linguaggio è un linguaggio che eh, ci mette davanti a un non detto che noi non possiamo, spesso non vogliamo no? assumere e fronteggiare, fronteggiare realmente. E quindi la rabbia è qualcosa che si pone ai margini di quel discorso politico razionale, no? che già Aristotele tentava di separare da tutto il resto. La rabbia è qualcosa che sta proprio su quel confine tra discorso e rumore, che la polizia no? sorveglia in modo violento e incessante. Quando ci si arrabbia, spesso si grida. No? Quando ci si eh, arrabbia eh, spesso si usano dei toni verbali accesi, violenti e si fa seguire poi a una dichiarazione un'azione, un'azione che può essere eh, di rottura, no? eh, può essere un'azione che mette in scacco, mette radicalmente in, in questione lo status quo. Io provo, ad esempio, nel libro, a, a ragionando sulla grande lezione pratica ma anche teorica di un movimento in una di meno. A vedere come poi dietro appunto azioni anche di riappropriazione spettacolare dello spazio pubblico, no? gettare la vernice rosa sulla statua di Montanelli, beh, poi ci sia no? una, una strategia molto sofisticata in qualche modo per riappropriarsi e ricominciare a dire qualcosa che fino al momento precedente voleva essere bollato come indicibile no? da chi si trovava in una. In una posizione di privilegio. Quindi la rabbia è qualcosa che permette di innescare, forse eh, non tanto appunto in, in chi esprime un discorso subalterno, ma chi poi si trova dall'altro lato dell'enunciazione, costringe forza in qualche modo a comprendere no? volenti, volenti o nolenti. E, eh, il bello, io chiudo su questo, e poi vi la parola: il bello e il brutto della sfera del linguaggio, un filosofo diciamo sicuramente vicino anche. Al nostro, al nostro modo di pensare, eh, diciamo, e al Movimento Italia, come Paolo Virno lo dice molto bene, e, diciamo il linguaggio, il bello e brutto del linguaggio è che con eh, le parole si può dire tutto, si può dire tutto e il contrario di tutto, cioè il linguaggio ci apre alla possibilità radicale della disumanizzazione. Il proprietario della piantagione che dice lo schiavo non è un essere umano. Ma il linguaggio apre anche alla possibilità di un ribaltamento, apre la possibilità di cervello alla negazione della negazione. Non è vero che lo schiavo non è umano. No? E, e quindi è proprio in questo gioco no? dialettico, questo gioco in qualche modo di aprire tramite la negazione di una struttura di oppressione a tutto ciò che è diverso, a tutto ciò che è altro rispetto a quel, a quel sistema di oppressione che poi il linguaggio può anche essere. Riappropriato radicalmente. La rabbia è forse una delle possibili modalità, dei possibili inneschi no, per, per un'attività di questo tipo. Lo sapeva molto bene Audre Lord, che sia nella sua attività di attivista ad esempio rivolgendosi rabbiosamente contro eh, le altre eh, sue compagne femministe che non riconoscevano l'importanza della posizione situata delle donne afroamericane, ad esempio all'interno del movimento, Beh, lei usa proprio la rabbia. Qualche modo anche con le sue alleate. Lei lo dice: io mi arrabbio con voi proprio perché credo che in questo mio discorso rabbioso ci sia non soltanto, come dire, furore, non ci sia soltanto il rumore di Aristotele, ma ci siano delle informazioni, ci sia un logos, no? ci sia un ragionamento che voi. Avete bisogno, avete necessità il più in fretta possibile di comprendere no? affinché poi noi possiamo lavorare insieme, possiamo combattere insieme contro, contro l'oppressione patriarcale. Ce ce Grazie Franco. Eh, abbiamo parlato di tante cose e mh, volevo soffermarmi su una cosa che avete tra l'altro anche in comune eh, con Memoria della piantagione e con la politica della rabbia. Per spiegare della rabbia entrambi fate un passaggio sulla rabbia canina, quindi col virus anche qui all'interno, per poi arrivare a spiegare la rabbia come sentimento. Finora eh, ne abbiamo un po' parlato anche come sentimento che si prova da singolo, però volevo capire come si interseca poi in un discorso un po' più collettivo. Come la rabbia quindi può trovare uno spazio sociale per riversarsi. E pensavo all'ultima pubblicazione di Capovolte che parla del praticamente il manifesto femminista del collettivo La Stesis, che conosciamo tutti benissimo, perché in oltre 50 paesi si è, si è prodotta questa performance del Violatore in Tu Cammino. E proprio partendo da qui, poi magari ne parliamo anche con gli altri relatori del movimento, non una di meno, ma anche di altri movimenti più collettivi e più ampi. Quindi lascio la parola a te Ilaria. Grazie mille Rossella, grazie per questa domanda. Eh, sì, Si parlava di rabbia, si parlava di pratiche politiche, eh, di teorie politiche e di pratiche, insomma quindi di prassi, di riappropriazione di spazi. Eh, il manifesto politico di, del collettivo La Stesis eh, che abbiamo intitolato eh, Bruciamo la paura, eh, anche questa è stata una scelta eh, con un verbo al plurale che loro in realtà nella, nella versione originale non utilizzano, ma nella traduzione abbiamo deciso di. Abbiamo fatto questa scelta, insomma, e c'è una motivazione ben precisa. E, mh, si parlava di, mh, prima di dinamiche eh, differenti, in questo caso, e ne parlavamo anche dialogando prima: ehm, tutto eh, il centro di questo discorso parte dal noi. In noi che diventa eh, movimento di piazza che diventa soprattutto in determinati contesti e in, in, in movimenti latinoamericani in particolare parliamo in questo caso di Cile ma ni una meno se è tutta la storia insomma, degli ultimi almeno due decenni di quello che è successo in Argentina a partire dalla crisi economica del 2001 lo dimostrano molto bene ehm, c'è la possibilità effettivamente di dare vita, di rappresentare di portare in piazza dei movimenti che abbiano a loro interno una radicalità ma anche una dimensione di massa. E in questo caso si tratta di un collettivo, lo dico magari per chi non conoscesse la, la storia e la, insomma, la, la, anche l'importanza attuale di questa. Di questa di questo collettivo artistico, appunto un collettivo composto da quattro donne eh, cilene, nato nel 2018, che è diventato appunto famoso in tutto il mondo, soprattutto per questa performance che è stata poi rappresentata, riproposta, tradotta e interpretata in tantissimi paesi. È un po' la dimostrazione di come eh, da un piccolo evento, perché quello che loro hanno rappresentato poi la prima volta è stato effettivamente un piccolo eh, doveva essere un piccolo, una piccola performance di pochi minuti ha eh, iniziato a diventare risultato e quindi a essere rimbalzata da una parte all'altra e a interpretare probabilmente un sentimento che era molto vivo. I contesti di cui stiamo parlando sono molto diversi da quelli italiani, hanno anche una dimensione diversa, però effettivamente loro parlano nel loro manifesto, subito all'inizio, parlano. Partono proprio dal tema della rabbia, eh, parlano dal tema della rabbia eh, ehm, facendolo scaturire eh, soprattutto da eh, una rabbia contro la violenza, violenza di genere intesa ovviamente a livello strutturale eh, sotto vari punti di vista, ma anche dall'invisibilizzazione che è ancora molto viva in questi contesti. Però eh, a partire da questo libro, e adesso il prossimo che noi pubblicheremo per la collana intersezioni, insomma magari mh, poi mh, possiamo anche... Siamo, noi siamo una casa editrice piccolina eh, che ha soltanto tre anni e non abbiamo moltissimi titoli, ma stiamo cercando di posizionarci bene eh, su, su certe tematiche e questo libro fa parte di una collana sociopolitica, mentre il libro di Grada Chilomba eh, appartiene più a una collana che abbiamo chiamato intersezione ed è una collana di pensiero femminile. E il prossimo libro che pubblicheremo, eh, proprio appartenente a questa collana e sta per uscire nei prossimi giorni, è il libro di Veronica Gago che ehm una delle fondatrici organizzatrici di Nuna Menos Argentina, e insomma dalle figure di spicco dal mio punto di vista più interessanti eh, dell'ambito femminista internazionale. Il libro si chiama La potenza femminista eh, o il desiderio di cambiare tutto e tra l'altro è uno dei libri anche citati da, da Franco nel, nel, suo, nel suo bellissimo testo. E in quel caso eh, è un libro molto denso, teorico, che affronta tantissime tematiche, forse ogni capitolo potrebbe essere un libro in sé, eh, ma eh, penso che... Eh, il nodo centrale di quel libro, al di là dell'importanza di, di come va a sviscerare eh, uno strumento come l'assemblea e lo sciopero transfemminista nato proprio nel contesto argentino, ma che è poi diventato, insomma, ha cercato di diventare uno strumento anche altrove, lì veramente determinante, in altri contesti magari un po' meno o ancora non proprio eh, così, così determinante. Eh, L'elemento chiave di quel libro, secondo me, è proprio eh, il ribaltamento di questa retorica della vittimizzazione che comunque. Eh, Purtroppo ancora c'è moltissimo no? quando si tratta di discorsi di violenza di genere. E eh, in realtà lo vediamo sia nel, nel modo in cui, non so, pensiamo al nostro contesto italiano, anche i giornali ancora parlano eh, dei casi di femminicidio, eh, io che magari ho uno sguardo anche un po' giornalistico, questa cosa a me ferisce veramente molto il fatto che non si riesca ancora a parlare di violenza di genere eh, da un punto di vista eh, strutturale e con le giuste parole. E invece si, eh, si attribuisce sempre un po' questa cosa, la patologizzazione dell'uomo malato che ha il raptus che, e, e si individualizza il, diciamo, il singolo episodio senza inserirlo in un contesto più ampio. Invece la potenza di queste voci... Eh, in questo caso di La Stesi si parla ovviamente di un collettivo che mette la performance in primo piano e quindi eh, racconta anche eh, di un potenziale trasformativo della performance stessa, e quindi eh, della performance di piazza, ma anche dell'assemblea o comunque di queste dinamiche collettive. E dall'altra parte, un testo magari più teorico come quello di Veronica Gago ci danno degli strumenti di lettura, secondo me, molto importanti. E la cosa che, dal punto di vista eh, di editrice, posso dire che eh, mi è interessato molto eh, poter par parlare. Di determinate tematiche a partire da uno sguardo che non è sempre il solito sguardo, mi piace dirlo, ma eurocentrico, e comunque parte dalla nostra prospettiva. Perché, insomma, introdurre nel nostro paese e dare accesso a determinati testi, eh, io che ho un ruolo eh, che mi sento investita un po' di questa responsabilità, ho il piacere di fare, quindi stiamo cercando di lavorare in quella direzione. Ecco, e venendo a Magda e a Franco abbiamo parlato dei movimenti sociali, come non una di meno, e partendo proprio dai movimenti più intersezionali, quindi non una di meno, Black Lives Matter, interconnettendomi con la tematica della rabbia. Una domanda che mi sovviene ora. Può davvero una delegittimazione dello strumento della rabbia minare all'interno questi movimenti? cioè può depotenziare questa delegittimazione oppure questi movimenti possono addirittura fortisi, fortificarsi del fatto che c'è una sorta di contrapposizione da parte del potere istituzionale, non so se è un po' criptica, però Allora parlo io, anche se chiaramente la rabbia non è il mio tema principale. Ehm um però ehm, mi sento di fare due appunti eh, rispetto a quello che la rabbia significa per le persone razzializzate per e per le donne. Era, storicamente il diritto alla rabbia è stato negato eh, a entrambi questi soggetti, no? in una forma di disciplinamento e autodisciplinamento, ehm, che fa sì che insomma, si, si, si debba poliziare il proprio comportamento in determinati modi. Uh, per non risultare cioè, insomma, per non, non, devi, non, non risultare devianti rispetto a delle, a delle imposizioni a, a, rispetto a una normatività e di genere e razziale faccio solamente un esempio che secondo me è particolarmente due esempi che mh, alcuni di voi, mi hanno sentito, alcune di voi mi hanno sentito fare molte volte che però per me sono molto centrali per capire di cosa stiamo parlando oggi Uh, per uh, insomma, um, quando parliamo di uh, indisponibilità, come dire, di non diritto alla rabbia. Uh, negli anni 50-60, no, durante il movimento dei diritti civili in America, c'era una, una strategia delle persone afroamericane che è stata chiamata politica della rispettabilità. Okay? Uh, era fondamentalmente un movimento che uh, chiedeva alle persone di eh, apparire e comportarsi in un determinato modo eh, per far passare l'idea, insomma far passare appunto questa idea di rispettabilità, no? di dignità, di, eh, di valore, di, di normalità, di normatività ehm, e quindi insomma approcciare in, in determinati modi la lotta politica. Si parlava quindi di vestirsi in un certo modo, di non, non tenere i capelli in un certo modo. E si parlava soprattutto no, di esporsi attraverso azioni che non fossero violente, ehm, che non fossero appunto espressioni di rabbia, eh, ma, che diventasse, ma che fossero insomma quelle strategie condivise che nelle varie sezioni dei, delle, delle varie, insomma, dei vari comitati di lotta eh, venivano, venivano accettate. Ora nel 2018, in Italia, a Firenze, quando c'è stato l'omicidio di Idi sul ponte, okay, è scattata una manifestazione spontanea, non una manifestazione, una specie di corteo in cui persone afferenti al mondo dei movimenti e persone soprattutto della comunità senegalese, arrabbiate perché e Nardella e il prefetto in tempo mezz'ora dall'omicidio hanno escluso il movente razzista. Okay, perché chiaramente questa persona aveva in casa sua dei cimeli dell'URSS e allora non può essere razzista perché sono solo i fascisti che sono razzisti il resto sta a posto allora queste persone profondamente ferite uh, perché comunque c'è la rabbia sempre questo, <ride> la rabbia non nasce, non nasce nel vuoto ma nasce no, da una ferita inferta profondamente ferite da, questo, da questa continua svalutazione delle loro vite sono mosse in corteo fino a Corteo non saprei neanche chiamarlo insomma sono andate incazzate davanti al municipio, nel farlo hanno nella, città, nella santa città di Firenze no? patria del rinascimento italiano eh, hanno rovesciato un paio di fioriere perché erano arrabbiate Nardella mm. ha avuto il coraggio di scrivere un messaggio in cui equiparava la violenza che è stata usata sul corpo nero di, di Diene alla violenza usata sulle fioriere eh, la comunità senegalese ha fatto una colletta per restituire al Comune di Firenze i soldi di due fioriere. Quando parliamo di politica della rispettabilità, che per me è il contro in un certo senso, della, del diritto alla rabbia alla rabbia legittima. Eh, parliamo di questa cosa, parliamo di persone che non solo subiscono la violenza quotidiana di un sistema razzista che li vuole subalterni, ma che pure sono costretti a poliziare i propri comportamenti eh, per, non mettere, per non far temere, per non, per non fare paura, eh, diciamo all'uomo bianco oggi, ma vuol, vuol dire tante cose, no? a chi è in una posizione di egemonia. E allora a me piace pensare più che altro. Eh, a Malcolm X e a un'altra scuola di, 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 di pensiero che ci ricorda che nella, se, non, non, se le cose non cambiano eh, sarà facile trovarsi qualcuno nel basement, nell'attic e nella propria camera, qualcuno che non sarà stufo di essere, eh, qualcuna che sarà stufa di essere messa al proprio posto ma che eh, insomma, si trasformerà eh, in quella creatura che è il prodotto di una rabbia giusta. Sì, molto rapidamente provo a dire qualcosa anch'io, di nuovo senza averlo deciso prima, mi pare che i nostri discorsi si intreccino molto bene, il, il mio libro si, si apre con, con i fatti di Firenze no? che, che Mac prima eh, sintetizzava benissimo eh, e ha un capitolo su Malcolm X. Eh, perché la cosa che spesso si, si dice no, di fronte a queste manifestazioni di rabbia dal basso, no, che mettono, mettono in dubbio praticamente il privilegio ad arrabbiarsi che certe soggettività egemoni hanno storicamente avuto, è sì, è vero, avete ragione, però come dire, con queste modalità, con questi mezzi, arrabbiandovi. no? rischiate, terribile no? cliché liberale, di passare dalla ragione al torto no? la celebre ormai quasi figura retorica dello spaventare i moderati no? dice sì ma voi avete anche ragione però così spaventate i moderati no? poi la vostra lotta ne, alla fine ne risulta penalizzata e qui io credo che una delle grandi necessità politiche del momento presente sia tornare a spaventare i moderati no? i moderati devono avere molta paura, no? mi verrebbe da dire e devono averla appunto rispetto a un reclamare un diritto alla rabbia da parte a soggettività che se la sono viste negare che eh, anche qui storicamente è stato tutt'altro che inefficace nelle lotte di liberazione. Scrivendo su Malcolm X nel libro io sulla scia anche di storici afroamericani contemporanei che negli ultimi anni hanno pubblicato degli studi molto corposi su questa cosa Provo a decostruire il binomio che è stato creato da una certa narrazione negli anni tra Malcolm X e Martin Luther King. No? Dove. Martin Luther King è la figura appunto rispettabile, è la figura in qualche modo ben educata, è la figura che poi ha ottenuto delle grandi no, vittorie per i diritti civili proprio perché in qualche modo era l'apostolo della non violenza, no? non era un esaltato come Malcolm X che diceva con qualunque mezzo necessario, che diceva the ballot or the bullet, no? o il diritto di voto oppure beh, cominceremo a discutere con i proiettili. E in realtà quello che questi studi gli ultimi anni ci dimostra in maniera abbastanza inequivocabile come il successo, almeno parziale del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti negli anni 60, sia dovuto precisamente all'azione combinata no, di queste due strategie e di queste due figure. Che poi in realtà avevano, soprattutto negli ultimi anni delle loro vite, dei punti di contatto molto più forti di quelli che oggi un certo pseudo buonsenso liberale vorrebbe. No? E, e quindi. Martin Luther King, per esempio, sì, era in qualche modo il profeta della non violenza, ma poi negli ultimi dieci anni della sua vita aveva chiesto insistentemente, vedendoselo sempre negare fino a quando poi venne ucciso, il diritto al porto d'armi per potersi difendere. Eh, pochi lo sanno, la casa di Martin Luther King era piena di armi da fuoco per difesa personale, ce n'erano molte meno a casa di Malcolm X, no? paradossalmente. E nel momento in cui uno dei momenti più iconici del movimento per i diritti civili a Selma, quando King è in prigione, e poi le autorità, prima tra tutti il presidente, capiscono che devono sedersi al tavolo della trattativa con il movimento, una delle cose che fa precipitare la situazione è che Malcolm X arriva in città e comincia ad arringare la folla e porta una carica di energia, di destabilizzazione che è straordinaria. La polizia capisce che si sta cominciando, si sta per cominciare a combattere per strada, allora dicono: Facciamo uscire King di prigione perché adesso dobbiamo in qualche modo trattare. No? Due figure che tra loro, certo, avevano quindi dei, delle diversità, facevano degli usi anche della rabbia molto diversi. No? Martin Luther King era tutt'altro che un uomo e una figura politica estranea al sentimento della rabbia. No? Pochi oggi lo ricordano, ma King all'epoca era considerato. Egli stesso un estremista. No? I sondaggi eh, fatti alla metà degli anni '60 negli Stati Uniti gli davano una popolarità bassissima, no? tra, soprattutto tra le persone bianche, perché persino lui, che era il moderato, era visto come qualcuno che eccedeva, no? stava osando troppo. Figuriamoci: Malcolm X, che venne definito dall'FBI l'uomo nero più arrabbiato d'America. Che, cosa che lui rivendicò con orgoglio questa definizione, fino alla fine dicendo: Sì, io sono davvero l'uomo nero più arrabbiato d'America. Ecco, allora, in questa, anche rileggendo no, questa grande tradizione della storia dei movimenti, no, delle loro prassi, ma poi anche dei discorsi inevitabilmente anche teorici, sofisticati, che ci sono dietro. Penso che poi si possa arrivare a decostruire anche tanti dispositivi, tanti cliché no? del nostro tempo, il dibattito pubblico, diceva prima eh, benissimo Ilaria, no? anche le parole con cui ci raccontiamo certe cose, no? le modalità con cui cerchiamo sempre di disinnescare certe forme no? di eh, conflitto, cerchiamo sempre di bollare come eccezioni delle cose come appunto la violenza patriarcale che sono assolutamente, assolutamente strutturali. E quindi anche lì degli usi della rabbia, della, una riappropriazione no? del diritto alla rabbia che appunto non comincia oggi, ma ha una, una lunga tradizione che merita di essere, di essere riscoperta, e, e che poi appunto una tradizione che ci insegna che non è vero che eh, è con la rispettabilità che si ottengono in qualche modo le vittorie politiche. No? La rispettabilità può essere tatticamente necessaria in alcune occasioni, ma non è mai dal punto di vista strategico una buona idea, no? non bisogna mai perdere in qualche modo l'orizzonte strategico radicale, come due figure tanto diverse quanto Malcolm X e Martin Luther King, entrambe avevano, avevano ben presente. Grazie mille, Franco. Ecco, e, ieri in un altro evento molto simile che ha visto insieme a me, eh, sia Franco che Ilaria, eravamo a Schio, ehm, abbiamo introdotto un po' il tutto parlando di scelte di campo, abbiamo detto proprio tu come autore, tu come casa editrice come utilizzate il linguaggio, quali sono le scelte sottese a determinate pubblicazioni o a determinate traduzioni e volevo chiedere proprio a te, Ilaria, anche a te, Magda, quali sono state un po' le problematiche o, o quali sono state le vostre scelte più editoriali per attraversare bene anche la tematica intersezionale e come avete dato anche voce a determinate problematiche linguistiche, soprattutto nella lingua italiana. Io magari dico due cose più generali poi passerei la parola a Magda per quanto riguarda nello specifico il libro di Grada Chilomba su cui è stato fatto un lavoro molto, eh, molto intenso e, e profondo e necessario e allora, ehm, come dicevamo ehm, Capovolta è una casa editrice assolutamente posizionata e consapevolmente posizionata, che ha eh, l'obiettivo tra i vari obiettivi: quello di cercare di rendere accessibili certi temi, tante volte anche un po' magari distanti, eh, ma cercare di renderli eh, accessibili, comprensibili anche quando si parla di teorica, quando si parla di, di comunque testi eh, complessi e tematiche eh, non così eh, scontate. Eh, dicevamo prima anche la, la necessità un po' di contaminare eh, la. Casa editrice ha tre collane, una di queste ad esempio è una collana sportiva, e magari ci si può chiedere perché in un'ottica femminista bisognerebbe parlare di sport, ma anche questa è un'altra scelta, nel senso magari meno linguistica e più eh, di, di contenuti eh, e, e di campo. E, e, e su questo ci dicevamo appunto del, del perché, no? in qualche modo eh, la necessità di contaminare, di anche entrare in spazi dove certe tematiche non sono eh, tante volte trattate, eh, ma, ma fare perché il discorso diventi più complesso e, e più ampio. E ad esempio la scelta, e questo è soltanto appunto, eh, un esempio, ma la, il fatto di, di, aver, eh, di aver dato vita a una collana anche di sport è perché eh, nasce dal, un po' dalla mia consapevolezza che ancora lo sport in Italia viene raccontato so, con un, eh, una forte impronta maschilista e viene anche praticato con dinamiche ancora patriarcali e maschiliste molto forti e quindi anche nel nostro piccolo eh, di editoria vogliamo cercare di Dare un piccolo contributo in quella, in quella direzione e quindi portare un po' di quella che è la visione femminista anche in un ambito dove magari. Ehm... Sembrerebbe non centrare nulla, invece diventa appunto importante. E la stessa cosa, magari un po' meno, eh, anche questa anche meno scontata, è il fatto di arrivare a parlare di sport, ad esempio, che è una, un elemento comunque sociale molto importante, anche in ambito femminista, dove tante volte questo viene dimenticato. Eh, sulle scelte linguistiche, sì, eh, cerchiamo di. Eh, abbiamo tradotto già diversi libri, diciamo che quasi metà del nostro catalogo, metà sono autrici e autori italiani, e l'altra metà sono libri tradotti da diversi. Lingue, da portoghese, eh, dallo spagnolo e dall'inglese al momento, e in tutti abbiamo cercato comunque eh, di adottare eh, un linguaggio appunto come dicevo accessibile, anche andando eh, spesso a introdurre delle note di traduzione per eh, contestualizzare certe tematiche che non sono così ehm, magari così conosciute, certi aspetti eh, di, di contesti che non sono così conosciuti. Eh, abbiamo introdotto a partire da questo libro, e, e anche nel libro di La Stasis, e nel, nel libro di Veronica che sta per uscire l'utilizzo della della Shua. Che è questo fonema, la eh, vocale intermedia, diciamo così, che ci permette in qualche modo eh, di andare oltre il binarismo di genere da una parte e anche l'utilizzo del maschile sovraesteso eh, dall'altra. È una scelta, non è stata una scelta semplice, è una scelta che comunque eh, è stata per noi molto importante, eh, che diventa eh, anche eh, diciamo così, uno strumento di analisi critica eh, del linguaggio e delle tematiche che eh, attraverso questo linguaggio vengono, vengono veicolate. E il libro di Lastesis contiene un, una piccola introduzione su alcuni termini che vengono utilizzati all'interno del libro, ma questo non è stata una scelta nostra, è stata una scelta delle autrici che hanno cercato di dare un piccolo glossario dei termini e quindi noi l'abbiamo riportato. Mentre per quanto riguarda il libro di Grada Chilomba è stato fatto un, un straordinario lavoro dalle traduttrici Magda e Marie anche nel dialogo con la con l'autrice, eh, il libro nasce in inglese, viene tradotto prima in portoghese e poi arriva in Italia e, e quindi c'è cioè, un passaggio per vari motivi eh, che ha, mh, con, con un lavoro diciamo, molto importante sia sull'utilizzo, come dicevo, del, della Shoah e sia sulla, sulla scelta di alcuni termini come renderli, ma anche per un linguaggio assolutamente decoloniale, se vogliamo, come pratica. Quindi su questo vorrei che però fossi tu, Mac, a parlarne. Faccio una carrellata. Va bene, allora abbiamo utilizzato la schwa, eh, non abbiamo utilizzato la schwa solo per il maschile solesteto, ma abbiamo utilizzato la schwa anche per dei termini che esistono solo al maschile, come soggetto e oggetto. Non è un caso che la parola soggetto sia solo una parola maschile. Eh, abbiamo, come l'autrice ha, ha fatto prima, prima di noi, utilizzato alcuni termini um, come schiavizzato solamente uh, in, questo, in questo modo non, non so non ho idea di che tempo verbale sia ma uh, <ride> che modo verbale tra l'altro <ride> neanche il tempo, non è, un è un participio questo è chiaro eh, perché esattamente come il fatto che oggi preferiamo dire razzializzato stiamo riuscendo a far passare l'idea che si si debba dire razzializzato al posto di parlare di razze. Eh, allo stesso modo, quella oh, stessa cosa vale per schiavizzato, cioè l'idea che qualcuno sia schiavo, schiava, schiavo, è, è un po' essenzializzante, no? come se fosse questa persona che è intrinsecamente questa cosa e invece c'è un processo eh, che ha reso questa persona schiava e portare l'accento su questo processo, esattamente come si fa con quello di razzializzazione, aiuta a spostare lo sguardo. Eh, su questo su, anche su un altro soggetto che è quello che produce la violenza e produce la razza e poi produce eh, la schiavitù in questo caso eh, abbiamo scelto di utilizzare la, la lettera N maiuscola quando parlavamo di persone nere di comunità nera, di pensiero nero in linea con una tradizione che eh, attraverso, nella parola nero fa passare una soggettivazione politica, la rivendicazione di un nome per i soggetti neri che non sia eh, quello etero imposto, che in italiano si traduce con la N-Word, cioè con, con nero con la G, che corrisponde all'N-Word inglese, o che si traduce con di colore, che corrisponde al nigro inglese, che è una forma ehm, fintamente, come dire. Um, attenta, uh, culturalmente attenta, uh, abbiamo scelto la parola che la comunità utilizza per rivendicare la propria identità e, abbiamo, e abbiamo per questo valorizzato la, scel insomma, la scelta di scriverla con la, ma con la maiuscola. Um, abbiamo per contro scritto bianco, o bianchi, bianchezza con la minuscola, ma in corsivo per sottolineare la stessa cosa, cioè che la bianchezza non esiste, ma che è il prodotto di una posizione di privilegio semplicemente. Uh, quindi in corsivo. E abbiamo utilizzato, abbiamo fatto delle note di traduzione in cui abbiamo spiegato perché di colore non si può sentire, ma abbiamo utilizzato la parola di colore come calco dell'inglese of color, cioè per indicare tutte le persone che non sono bianche, no? che se diciamo non sono bianche, di nuovo li stiamo identificando per sottrazione, cioè per qualcosa che non sono, che mancano di essere, mentre insomma... Di colore, forse con un po' di esercizio può essere reinterpretato eh, come una traduzione di off-color. Tutte le scelte che abbiamo fatto sono scelte situate, posizionate in un tempo, in uno spazio e eh, in un dibattito che ci vede investite di ruoli diversi, come persone razzializzate, non come persone che stanno all'interno dei movimenti antirazzisti e non. Eh, non stiamo <ride> eh, facendo il nuovo galateo, come dire, il, no, il nuovo vocabolario dell'antirazzismo, stiamo sperimentando con il linguaggio perché eh, la violenza passa attraverso il linguaggio e quindi parte del lavoro si, si, si consuma in questo spazio. Eh, pronti, pronti pronte a riprovarci domani in un altro modo. Ma ci rivendichiamo il fatto che ad oggi queste sono le parole migliori che siamo riusciti a trovare e che abbiamo fatto questo lavoro e che continueremo a farlo, evidentemente. Grazie mille Magda. Io direi che siamo arrivati a una certa, come si dice. Volevo ovviamente ringraziare Ilaria, Magda e Franco per essere stati ospiti di questo dibattito qui a Sherbooks Winter Festival. Ricordo che ovviamente c'è il banchetto di capovolte edizioni al di là del salone, mentre invece il libro di Franco lo trovate vicino al merchandising di Radio Sherwood. Vi invito a restare successivamente per le prossime presentazioni. Avremo successivamente tra più o meno verso le 18.30 la presentazione di Arcani Filosofici e poi questa sera avremo il talk Il caso Grafica Veneta con Massimo Carlotto, quindi restate con noi e grazie a tutti per l'attenzione.